Ciao a tutti, oggi prepareremo la parmigiana di zucchine. Il tempo di preparazione della ricetta è di 70 minuti circa. Gli ingredienti sono zucchine tagliate a fette, passata di pomodoro, cipolla, mozzarella tagliata a fette, parmigiano grattugiato, olio, acqua, basilico e sale. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale la cipolla. E la facciamo tritare per 5 secondi a velocità 7. Prendiamo la cipolla sul fondo del boccale. Versiamo l'olio. Chiudiamo con il coperchio il misurino e facciamo insaporire per 3 minuti, 120 gradi, velocità 1. Aggiungere l'acqua, il sale e la salsa di pomodoro. Chiudiamo con il coperchio senza il misurino. Adesso prenderemo le zucchine, mi raccomando, tagliatele per la lunghezza. Le abbiamo già posizionate nel varoma. Posizioniamo il varoma. Chiudiamo con il coperchio del varoma. E facciamo cuocere per 30 minuti, temperatura varoma, velocità 1. Le zucchine sono cotte. Adesso assembleremo la parmigiana. Iniziamo versando sul fondo della pirofila qualche cucchiaio di salsa. Poi prendiamo le zucchine. Aggiungiamo altra salsa di pomodoro. Dei pezzetti di mozzarella. Aggiungiamo il parmigiano. Spezzettiamo il basilico. Continuiamo così sino al completamento degli ingredienti. Una volta completata la parmigiana di zucchine, adesso cuoceremo in forno statico a 180 gradi per 30 minuti circa. La parmigiana di zucchine è cotta, lasciamola intiepidire prima di servirla. Parmigiana di zucchine. Grazie e alla prossima ricetta.